Wild Art Italy ed è la prima vera mostra in Italia di arte dedicata agli animali selvaggi e al loro mondo. Una collettiva di fotografie che è possibile ammirare al Museo Vitaloni di Milano. Alberto Bellotto e Alessio Chiodi. Di essere nella giungla, invece ci troviamo nel centro di Milano. Nelle stanze dello spazio Tolomeo, presso il Museo Vitaloni, è allestita la mostra Wildlife Art Italy, che rimarrà aperta fino al 22 luglio. Dalla scultura alla pittura, fino al disegno a olio o matita, questa forma d'arte trova una sua collocazione anche in Italia. Nata in ambito anglosassone, la Wildlife Art è solo lontana parente del disegno naturalistico. Scorrendo le opere della mostra si trova una visione personale della natura con artisti liberi di sperimentare e interpretare. È una forma d'arte che mi permette di unire l'amore e la passione per la natura con l'ispirazione artistica. Racconta così il suo amore per quest'arte Michele Vitaloni, uno degli scultori di punta della mostra, che ci spiega anche come un'opera può richiedere fino a 2 mesi per essere realizzata. Vitaloni spiega anche che la scelta di allestire una mostra così, in Italia, è un evento unico per il panorama artistico del nostro paese, perché unisce artisti e opere molto diversi, come Stefano Favarelli, presente con i suoi collage, o la giungla verde lussureggiante di Margherita Leoni, fino al possente rinoceronte di Vitaloni, che preside la sala principale, e gli esperimenti creativi di Pietro Marchese, che fondendo uomo e animale ci ricorda un legame con un mondo che spesso si dimentica. E adesso una breve finestra.